Fuori da Midgar la situazione è questa. Ovviamente abbiamo finalmente a disposizione la world map, che come potete vedere possiamo anche ingrandire o comunque rimpicciolire, ovviamente a nostro piacimento. E possiamo vedere inoltre che ci sono diverse aree di gioco, esplorabili e non esplorabili, che avremo modo comunque di poter sicuramente guardare meglio anche più avanti nel gioco, anche perché oggi entreremo in un argomento, entreremo in una discussione abbastanza particolare su Final Fantasy VII, che per molti può essere un piacere, per molti può essere anche una condanna in realtà, però per me personalmente parlando, rifare l'esperienza dei Chocobo sarà sicuramente interessante. Ora non capisco perché effettivamente l'audio si senta un po' basso. E infatti avevo l'audio decisamente basso. Ecco, ora si sente almeno. Infatti non capivo perché mi si era abbassato l'audio così. Ok, adesso ci siamo. E quindi vi stavo dicendo appunto che ritorneremo a parlare di un argomento che per molti può essere un oggetto di discussione, che per molti può essere anche un po' fastidioso trattare, mentre invece per me è sempre stato abbastanza divertente, ovvero la crescita dei Chocobo. Oggi parleremo anche di tutto ciò che implica il fatto di dover allevare, di dover far nascere, crescere ed allevare appunto diversi tipi di Chocobo. Al momento non possiamo fare un granché, perché comunque per allevare i Chocobo bisognerà avere i mezzi e bisognerà avere soprattutto le risorse necessarie. Infatti stavo anche pensando addirittura di fare una live interamente dedicata sul come far crescere i Chocobo. Non so se riuscirò a fare tutto in una singola live, perché effettivamente i passaggi sono abbastanza tediosi, effettivamente da ripetere. Però potremmo fare una barra due live possibilmente per far una sorta di tutorial, quindi fare una sorta di extra per quanto riguarda la nascita e la crescita dei Chocobo, anche perché su Final Fantasy VII a differenza comunque di altri tipi di Final Fantasy, come ad esempio il 9, dove comunque la side quest dei Chocobo è anche abbastanza rilassante da un certo punto di vista, quella che invece è presente su Final Fantasy VII può essere veramente fastidiosa. Su certi punti di vista può essere molto fastidiosa, anche perché diciamo che l'80% di quello che effettivamente bisogna fare viene dettato dall'RNG. Quindi bisogna essere anche abbastanza fortunati nel ottenere ciò che si vuole nel momento in cui effettivamente si vuole avere un risultato particolare. Però detto questo, ne parleremo dopo, perché dopo comunque avremo la possibilità di poter andare comunque a guardare la sezione dei Chocobo, avremo modo di poter parlare ed effettivamente affrontare l'argomento. Per il momento la situazione è questa. La situazione del nostro party è con Red, che ancora deve livellare le limit, cosa che farò successivamente agli eventi di Calm, anche perché dopo gli eventi di Calm avrò la possibilità di ricevere il PHS, strumento fondamentale che mi permetterà di cambiare i membri del party anche al di fuori ovviamente della world map, cosa che per il momento non possiedo, quindi purtroppo devo arrangiarmi con questo team. Ma ho scelto questo team appositamente perché vi ricordo che avere Barrett nel team ci permette di aumentare i suoi punti fedeltà, i suoi punti fiducia, per ottenere fondamentalmente quello che sarà il nostro appuntamento al Gold Saucer, che sarà il nostro obiettivo di chicca aggiuntiva nella perfect run che ovviamente stiamo intenzionando a fare. Per prima cosa, una volta usciti da Midgar bisogna fare una determinata cosa. Ora non so se effettivamente io lo posso fare, ma credo di sì. Ok, ho già messo a Barrett la materia eclettica, ovvero la enemy skill materia,
E devo dare adesso la materia analisi. No, devo dare effettivamente a Barrett ora la materia ruba. Solo che per quanto riguarda la materia del rubare, io non mi ricordo sempre al solito nel menu come si faceva per prendere la materia dagli altri personaggi. Io mi ricordo che c'era la possibilità di prendere le materie degli altri PG. Però non mi ricordo effettivamente come si faceva. E non me lo sono ricordato neanche la scorsa volta in realtà. Oh oh. A me serve prendere... serve prendere in realtà, aspetta, vediamo se c'era nel io non me lo ricordo effettivamente, ho proprio un vuoto di memoria. Aspettate un secondo. Allora, il menu magia, sì, va bene. Exchange materia between, esatto, via exchange option. Aspetta. Ah, ecco, da qua forse. No, esamina. Ah, ecco, vedi? Esatto. C'era l'altro menu che non mi ricordavo appunto come si faceva. Ok, dovevo farlo tramite... sì, sì, tramite la materia... però non me lo ricordavo. Allora, devo prendere... esatto, la materia di Tifa, ruba, e la diamo a Barrett, in questo caso. Aerith, vabbè, ha soltanto gelo. Qui abbiamo Omni, ma sinceramente Omni in realtà non mi interessa effettivamente. Da un certo punto di vista non me ne frega nulla, in realtà, se devo essere onesto. Perché tanto ho Omni ardente con... potrei far aumentare comunque... potrei far comunque aumentare le... le materie in realtà, per cui approfittiamone. Non devo fare tutti sti scontri in realtà, per cui non è che mi interessa più di tanto, però diciamo che è una cosa che possiamo fare in più. Ok, e le mettiamo qua, visto che per ora Tifa ed Aerith non ci sono, quindi non è un problema. La cosa importante è che comunque, vabbè, Barrett alla fine il ruba lo possiamo dare a chiunque, lo do a Barrett solo per una questione di praticità, fondamentalmente, quindi ci sta. No, no, non, nessun problema con le mod, assolutamente, nessun tipo di problema. Allora, la prima cosa che bisogna fare una volta usciti da Midgar è innanzitutto rimanere su quest'area scura, perché nell'area scura c'è la possibilità di incontrare un nemico molto importante. Ecco, vediamo se siamo fortunati fin da subito. Però adesso io i nomi in italiano non me li ricordo. Non me li ricordo. Comunque non è lui quello che sto cercando, perché questo è il centauro, quindi non è lui che mi interessa. No, a quanto pare non sono abbastanza culone, perché non è lui quello che sto cercando. In inglese dovrebbero essere gli sweeper, mi ricordo. Sì, ho una lista di mod che uso. Vabbè, io uso soltanto le mod che ci sono all'interno del programma di 7-Eleven, quindi oltre quelle non uso. Quindi se hai problemi, sinceramente non so effettivamente a che cosa è dovuto. Allora, andiamo a vedere... eccoli qua, li abbiamo trovati. Allora, uno lo possiamo
uno lo possiamo eliminare, così nel frattempo facciamo anche la limit. Esatto. Con lui facciamo analisi, così vediamo il nostro amichetto. Annientatore, qua l'hanno chiamato. Va bene, allora rubiamo. Perché a lui si può rubare un'arma per Barrett. E poi possiamo apprendere anche un'abilità. Quindi la prima abilità che si può apprendere, sperando che mi targhetti Barrett, perché... non ne ho idea se vanno in conflitto oppure no. Cioè, le mie vanno benissimo. Maledetto. Bravo Barrett. Prendi le botte. Pezzo di infame. Ecco, matra magia. Olè, appresa. Ok. Questa era l'abilità che appunto mi serviva. Infatti mi sembrava strano che ancora non la stesse facendo. E ora dobbiamo semplicemente rubare l'arma di Barrett. Quindi prima tecnica magica. Ovviamente, vabbè, tecnica magica nel senso... prima tecnica nemica, anzi, appresa. Ora dobbiamo soltanto rubare. Allora, però intanto curiamo un po' tutti. Ora, se mi fai la cortesia... niente. Tra l'altro oggi voglio provare una cosa che in realtà non ho mai provato effettivamente a fare nelle mie precedenti run di Final Fantasy VII. Però diciamo che questa volta ci voglio provare, anche per il gusto appunto di farla in live. Oh, madonna mia! È scarso Barrett. No, forse l'ho attaccato per sbaglio. Ah no, ok. Va bene, facciamo il limite e poi ne rubiamo da un'altra parte. Tutte le colonne sonore sono state fatte da Enrico De Yama. Lo trovate su YouTube e ha fatto praticamente le host di tutto Final Fantasy VII con le mod che sto utilizzando io. Cioè tutte le host sono state riarrangiate da lui. Lo trovate su YouTube. Si chiama Enrico De Yama. Tra l'altro lo spammo volentieri perché ha fatto un lavoro eccezionale.
No, non siete voi quelli che mi interessano. Anche se abbiamo la scusa di utilizzare per la prima volta... vabbè. Potevo utilizzare la host... Sì, la host, sì. L'abilità che abbiamo appena preso. Giusto per farvela vedere. C'è anche un'altra abilità che si può apprendere da un altro mostro che c'è qui in zona, però... È molto rischiosa, ovviamente, prendere quel tipo di skill, per cui... No, voi non mi interessate. Tra l'altro è importante anche, teoricamente, fare combattimenti e vincere combattimenti per una cosa in particolare che poi servirà per Aerith e la sua limit finale. Ok, mi sa che... No, no, questo è il... È solo Lucendaur. Allora, continuiamo a cercare. Eccoci qua. Allora, vediamo se riusciamo... Ecco, non hai rubato niente. Certo, Red che fa il verso di Cloud quando attacca un po'. Oh, tenaglia atomica. Alleluia. Oh, visto che ce l'abbiamo fatto. Ok, abbiamo ottenuto anche l'altro oggetto che mi interessava. Quindi, siamo a posto. Ce ne possiamo andare. Abbiamo finito qua. Abbiamo finito, abbiamo ottenuto anche un'altra arma per Barrett. Eccoci qua. Allora, diciamo che oggi, a parte veramente qualche piccole cose, eccola qui, tenaglia atomica. Quindi diciamo che oltre a veramente poche robe, in realtà oggi faremo molta trama. Oggi ci sarà molta, molta, molta trama all'interno di questo episodio, anche perché effettivamente le cose da trattare non sono tantissime e dobbiamo essere anche abbastanza veloci perché, ripeto, l'ottenimento del PHS, ovvero del telefono per appunto poi chiamare i vari membri, è fondamentale. È fondamentale perché mi permetterà successivamente di livellare le limit degli altri personaggi. Quindi questa è una cosa molto molto utile. Per cui adesso possiamo andare a Calm, ci possiamo dirigere tranquillamente alla cittadina di Calm. Eccoci qua. Allora, i nostri amici andranno in albergo, abbiamo raggiunto Calm. Saremo qui alla locanda, non perdere tempo in giro. Esatto, quindi voi andate alla locanda. Mentre io invece, prima di andare alla locanda, farò un bel giro in tutte le casucce, perché ci sono diversi oggetti che devo recuperare. Ecco qua, un etere. Ricordiamoci che siamo dentro un Final Fantasy, quindi entrare nelle case degli altri è assolutamente normale, è una cosa che si fa tutti i giorni, quindi non c'è problema. Poi qui cos'è che c'era? Forse qui non c'era già più niente. Non mi ricordo se qui c'era qualcosa. Allora, gli oggetti effettivamente all'interno delle case non me li ricordo tutti. Potrei missarne qualcuno in realtà, cosa che non vorrei fare. Però possiamo andare a sgraffignare un po' tutto. Anche io ho vissuto in un paio di favori, si è diventato un posto pericoloso ultimamente. Sì, nonno di Heidi, è decisamente così. Allora, qui dovrebbe esserci il cane e lo liberiamo. Poi saliamo di sopra. E c'è qui un altro etere. E lì c'è una bella rosa che ci farà venire in mente tanti bei ricordi. Vediamo se già c'è il... No, non me la fa, non me lo apre il dialogo sulla rosa.
E che poi sarà il vecchio stesso, se non sbaglio, a dirmi: ah, la rosa del deserto. Vabbè. Ci arriveremo poi. Il cane che fa versi. OP. Andiamo qui. Sì, ovviamente un po' di violazione di domicilio che non fa mai male. Ah sì, qua ci dobbiamo salire dopo. Allora aspetta, di qua ci posso andare? Sì. No, sali. Ci sono i bambini. Allora, dentro l'armadio. Ehi. Dentro l'armadio, esatto, c'è un vigore up che è utilissimo. Poi, ah sì, dobbiamo salire adesso al secondo piano. Da questo lato. Esatto, e qui c'è una bella cassa con un'epopea. Madonna, tutti gli oggetti tradotti effettivamente mi mettono un poco. È un pochettino cringe effettivamente, perché io mi ricordo tutti i nomi in inglese, giustamente avendolo giocato in inglese, ricordo tutti i nomi in inglese. E quindi un pochettino mi emozionano i nomi in italiano, anche perché effettivamente non saprei come tradurli. Devo vedere se effettivamente trovo una patch italiana dove però i nomi, diciamo, delle creature o in generale degli oggetti li posso tenere originali, perché effettivamente, cioè, rischiano di confondere anche me. In realtà, dovrei vedere, però non lo so, vediamo. Vediamo come va la situazione. Allora, no, qua effettivamente non c'era nulla, se non mi ricordo male. Ah no, c'è la porta qui. Esatto, etere. E gli oggetti si trovano solitamente dentro queste porte o dentro i forzieri se ci sono, quindi diciamo basta avere un minimo di colpo d'occhio e si riescono a trovare tutti gli oggetti. Ora qua dovremmo essere nei vari negozi, quindi negozio di oggetti, negozio di armi, eccetera, eccetera. Ciao a tutti ragazzi, nel frattempo io vi saluto. No, Vigore Up non ha la pillolina blu, non è quello. Allora, l'emporio. Qui, vabbè, ovviamente c'è lo stimolante che abbiamo già noi recuperato in precedenza. Però, vabbè, abbiamo tutte robe che in realtà al momento non ci servono in chissà quali quantità, perché abbiamo tranquillamente fatto scorte. Abbiamo anche soldi che comunque spenderemo a breve. Vabbè, a breve no, però comunque spenderemo magari nella prossima volta anche nella regione di Junon. Soprattutto, dato che comunque là ci saranno dei bei equipaggiamenti. Ecco, qui abbiamo delle materie nuove. Tra l'altro abbiamo la predatrice che ci viene riproposta nell'eventualità l'avessimo persa in precedenza. L'analizzante e poi altre materie che giustamente noi abbiamo già a disposizione. Questa, la curativa, è molto efficace, è molto carina perché è praticamente Esna. E questa sarà molto utile soprattutto dopo la regione di Calm. E poi la materia tellurica tradotta qui che ci permette di utilizzare Quake. O comunque ci permette di utilizzare le magie di elemento terra che non sono affatto male. Ne compriamo una ciascuna. Al momento non abbiamo bisogno di esagerare con le materie, anche perché avremo modo in futuro di poter sfruttare appieno il potere delle materie. Ancora siamo troppo pre ancora è troppo presto, siamo ancora all'inizio e quindi non c'è bisogno di strafare. Possiamo tranquillamente prendere un pezzo ciascuno e siamo a posto. Qui abbiamo invece l'armeria, dove abbiamo una lama di Mithril che addirittura è più scarsa rispetto alla dissetrice che abbiamo rubato ai soldati la scorsa volta, quindi già capite che effettivamente il fatto di essere un po' più completisti, un po' più perfezionisti, diciamo, all'interno del gioco, ci consentirà ovviamente di avere l'equipaggiamento sempre al meglio. Ciao Ruben!
che ovviamente ci permetterà di avere un equipaggiamento sempre al top e che a volte ci permetterà, come in questo caso, addirittura di essere meglio equipaggiati rispetto a quello che effettivamente il gioco ci offre in questo momento. Come ti è andata la pool dei gemellini? Beh, ho fatto uscire il video. In 200 ticket ho preso le Lady di Sabine, le Lady dei gemellini e la BT dei gemellini. Quindi direi che mi è andata abbastanza bene. E detto ciò, facciamo ovviamente acquisto di un oggetto per ogni genere, dato che comunque voglio collezionare tutte le armi, tutti gli equipaggiamenti e tutte le robe. Quindi anche la sfera aguzza di Barrett, che è più debole rispetto all'arma che abbiamo appena rubato, quindi ne prendiamo un'altra. Gli artigli di Mithril, che in questo caso per Tifa vanno bene, dato che ancora non abbiamo avuto la possibilità di rubare altro per Tifa. Mentre invece vedete anche Aerith con l'asta rinforzata, che è più debole rispetto all'arma che abbiamo precedentemente rubato addirittura al cimitero dei treni di Midgar. E poi vabbè, il bracciale di Mithril, che ovviamente è molto più debole rispetto a quelli che abbiamo rubato già, come le bande di titanio che abbiamo rubato praticamente all'interno della Shinra. Quindi vedete, già siamo a un livello decisamente superiore di equipaggiamento parlando, ovviamente, e anche come livello di gioco, dato che la media dei personaggi è già al 22, quindi direi abbastanza elevata come media. E fatto tutto ciò, possiamo tranquillamente tornare indietro. Possiamo tranquillamente tornare indietro. Ok, qua ovviamente tutti i dialoghi che... Sì. Allora, questo invece è un tutorial per quanto riguarda la mappa. Quindi d'accordo, allora lasciate che vi spieghi come funziona la mappa del mondo. Cosa volete sapere? Vedete, qui possiamo tranquillamente capire ovviamente come funziona tutto l'ambaradan. Quindi, però a me sinceramente non mi interessa, quindi va bene, sì. Ok, no, è tutto, va benissimo così. Esatto, puoi salvare sulla mappa ogni volta che vuoi, quindi va bene così. Adesso invece possiamo andare all'interno dell'albergo. All'interno dell'albergo avremo finalmente la possibilità di capire un po' Cloud chi è veramente e soprattutto di vedere un pochettino quel popo di roba di Seppo. Sì, perché avremo la possibilità di avere Seppo nel party, anche se non possiamo comandarlo perché farà tutto da solo, mannaggia lui, però avremo Seppo nel party. Scusate se vi ho fatto aspettare. Ora ci siamo tutti. Allora, sentiamo questa storia. Sephiroth, la crisi del pianeta. Devi dirci tutto. Esatto. Vi dirò tutto. E vi farò vedere tutto. Volevo diventare come Sephiroth. Per questo mi arruolai nei Soldier. Dopo aver lavorato insieme a lui in svariate missioni, cominciammo a conoscerci meglio. Eravate amici? Non proprio amici, tra virgolette. Era più grande di me e non parlava quasi mai di se stesso. Eravamo più compagni d'arme. Ci fidavamo l'uno dell'altro fino a quel giorno. Fino a quel giorno? Eh già. Dopo la fine della guerra, i Soldier si occupavano al massimo di piccoli gruppi che si ribellavano alla Shinra. Tutti i lavori di poco conto. È stato 5 anni fa. Avevo 16 anni.